Allora, siamo tornati anche in questo 2021. Abbiamo ripreso le nostre attività, le nostre iniziative con una diretta. È la prima di questo anno, speriamo che sia un anno che ci porti veramente ad uscire da questo periodo così drammatico, nonostante, devo dire, questa settimana è stata una settimana difficile sul piano politico nazionale e anche la curva dei contagi che non allenta molto la sua presa, di certo, non ci fa ancora dormire sonni tranquilli. Ci tenevamo però a mantenere questa nostra iniziativa perché ci sembra un modo per continuare a dare informazioni corrette, speriamo più chiare possibili, almeno una volta alla settimana con gli aggiornamenti della situazione epidemiologica. Oggi vi andremo ad illustrare anche le novità del DPCM. E ovviamente è entrato in vigore, che è legato ovviamente alla proroga dell'emergenza fino al mese di aprile, e vi ricordiamo ovviamente anche che abbiamo bandito il nuovo avviso per richiedere i buoni alimentari, dandovi ovviamente tutti i dettagli. Partiamo dalla situazione epidemiologica. Oggi la situazione ad oggi ovviamente in Emilia-Romagna abbiamo registrato 198.878 casi, quindi stiamo sfiorando la soglia dei 200.000 casi di positività dall'inizio ovviamente della pandemia. Sono 1794 in più di ieri, sono stati eseguiti 15.667 tamponi nelle ultime 24 ore, e con una percentuale dei nuovi casi positivi sul totale del numero dei tamponi fatti pari all'11,5%. Sta continuando, devo dire, con grande intensità il lavoro di screening e di contact tracing, tant'è vero che di questi 1794 nuovi positivi, 778 sono asintomatici, individuati proprio nell'attività di screening e di contact tracing che viene fatta a seguito dei rilevamenti dei positivi, e quindi continua con grande efficacia questa attività di monitoraggio, ai quali ovviamente si aggiungono anche test sierologici. Sono stati eseguiti infatti anche 733 test sierologici e 6713 tamponi rapidi. Quindi un'attività completa e complessa che ci porta però a continuare ad evidenziare come il 95% dei casi attivi sia in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi che non necessitano ovviamente di ricoveri. Dato sicuramente positivo, nonostante, devo dire, la nostra rete ospedaliera sia comunque in sofferenza in questo periodo, proprio perché non si allenta ovviamente la curva del contagio, quindi ci vuole sempre molta responsabilità da parte di ognuno di noi. Nell'ottica di dare ognuno il proprio contributo nel contenimento di questo contagio. Di questi 778 asintomatici, 453 sono stati individuati attraverso attività di contact tracing, 94 attraverso test per le categorie a rischio introdotte dalla regione, 38 da screening sierologici, 6 per test pre-ricovero che servono ovviamente per altre casistiche e altre patologie. E di questi, una piccola parte di 187 si sta ancora analizzando ovviamente l'indagine epidemiologica che serve proprio a valutare se i casi sono comunque già accomunati a focolai noti o se ci sono altre situazioni ovviamente nei nostri territori. Questa attività di analisi
caso per caso è assolutamente fondamentale perché ci permette di individuare eventuali nuovi focolai che fino ad oggi sono stati, lo dico per il nostro territorio, di tipo domestico, ma qualsiasi segnale deve poi servire per intervenire con misure adeguate all'interno ovviamente dei nostri territori con le scelte migliori che possiamo andare a fare. Sono 2.163 i guariti, quindi abbiamo più guariti di nuovi casi positivi, un fattore sicuramente importante. Diminuiscono i casi attivi e i ricoverati. Su questa situazione, vi ricordo come l'età media invece dei nuovi positivi è di 45,8, i casi attivi, come vi dicevo, sono diminuiti, sono ad oggi 55.510, un calo di 436 rispetto a ieri. Di questi ovviamente lo ripeto perché è un dato positivo, 52.768 è ancora un numero in calo, pari al 95% dei casi attivi, è comunque in isolamento domiciliare. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, anche se è una lieve flessione, sono meno 2 persone rispetto a ieri, restano comunque 231, quindi un numero importante, i ricoveri in terapia intensiva, mentre calano di 99 unità persone. Il numero dei pazienti ricoverati negli altri reparti Covid che assommano complessivamente a 2.511 casi complessivi. Nel dettaglio, nella provincia di Reggio Emilia oggi abbiamo 184 casi positivi in più. Per quanto riguarda i ricoverati nella sola provincia di Reggio Emilia, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 17, quindi un dato stabile rispetto al giorno precedente. Per quanto riguarda invece i ricoverati nella terapia non intensiva, quindi in altri reparti Covid, oggi abbiamo 9 casi in più. Non ci sono ad oggi nel nostro territorio situazioni eclatanti. Devo dire che non è uno dei numeri più alti oggi che rileviamo dall'inizio di gennaio, perché all'inizio dell'anno abbiamo avuto di nuovo dei picchi molto alti che hanno sfiorato e in alcuni giorni superato le 300 unità, che erano numeri che non vedevamo dalla fine del mese di novembre. Oggi si registrano purtroppo a livello regionale 67 nuovi decessi. E 2 sono nella nostra provincia, sono 2 persone di sesso maschile di 84 e di 89 anni. Ricordo che nella nostra regione dall'inizio della pandemia sono decedute 8.657 persone. Questo per dare il senso comunque di una situazione che ha sicuramente complicato la gestione, ma soprattutto ha comportato la morte di numerose persone e quindi anche una grande tristezza dal punto di vista umano per una pandemia che non ci permette ancora di abbassare la guardia. Vi aggiorno anche sulla situazione vaccinale, che invece sta procedendo bene. Alle ore 16 di oggi è il dato più aggiornato, anche se sapete che è possibile accedere a un portale regionale dove in contemporanea vengono dati i numeri dei vaccini e quindi ognuno di voi può verificare quante persone sono state vaccinate, la distinzione tra persone di sesso maschile e femminile.
quali sono le categorie che sono state ovviamente vaccinate e anche se ci sono ovviamente l'età media e le previsioni ovviamente anche per le prossime settimane, perché c'è un programma comunque nazionale che viene uguale in tutto il territorio, che viene rispettato anche nella nostra provincia. Le persone complessivamente vaccinate alle ore 16 di oggi sono 107.029, quindi abbiamo superato la soglia delle 100.000 persone nella nostra provincia. 4.339 erano quelle vaccinate a quell'ora, oggi avremo sicuramente, non dico raddoppiato, ma superato grandemente le 5.000 unità, tenendo presente che le aziende sanitarie proseguono senza soste per l'intera giornata la somministrazione, che sta continuando ad essere agita sul personale sanitario, socio-assistenziale, tant'è vero che il numero delle persone vaccinate è molto più alto nel sesso femminile per la tipologia delle professionalità che oggi vengono vaccinate in questa prima fase. Si sta ovviamente lavorando, oltre ovviamente ai degenti e ai pazienti che sono all'interno delle strutture protette. Siamo ancora all'interno della prima fase vaccinale. Nella seconda fase inizieremo, dopo aver fatto ovviamente tutti i richiami che si fanno a una distanza di una ventina di giorni, andremo a vaccinare gli over 80 per iniziare ovviamente dalla categoria con l'età più elevata e si aggiungeranno alcune patologie croniche per mettere in sicurezza anche i pazienti che hanno delle patologie, sicuramente le persone che hanno delle diverse abilità e la nostra regione ha fatto richiesta di poter vaccinare nella seconda fase anche tutto il personale scolastico per garantire una ripartenza nella massima sicurezza anche all'interno ovviamente delle nostre scuole. Quindi continua, devo dire, senza sosta questo lavoro. Nella provincia di Reggio Emilia, dopo l'inizio da questa settimana, i vaccini vengono eseguiti all'interno delle fiere di Reggio Emilia, i cui capannoni sono stati messi gratuitamente a disposizione per 3 mesi per implementare ovviamente la campagna vaccinale. Abbiamo una capacità di vaccinazione di circa 1.000 persone al giorno, ma siamo nelle condizioni di triplicare questo impegno per gli spazi a disposizione e l'organizzazione già messa in campo in base ovviamente al numero dei vaccini che avremo a disposizione e che arrivano ovviamente settimanalmente in un quadro di distribuzione nazionale. Ho già ricordato i numeri della nostra provincia, do un quadro complessivo. Ad oggi nella provincia di Reggio Emilia abbiamo sviluppato complessivamente 26.747 vaccini, 184 in più rispetto al giorno precedente. Complessivamente abbiamo 4.617 persone in isolamento domiciliare, 175 in più rispetto a ieri, 253 il numero diciamo persone che sono oggi ricoverate, mettendo insieme i reparti diciamo Covid, ma non nelle terapie intensive, e anche le persone in isolamento negli alberghi Covid o nelle altre strutture predisposte per accogliere le persone con positività che non hanno la possibilità di isolarsi all'interno del proprio nucleo familiare. Di questi 184 nuovi positivi, 103 sono riconducibili a focolai già noti, 81 invece sono classificati come sporadici. Di questi 175 persone in isolamento domiciliare, 9 invece sono quelli che si sono aggiunti come ricoverati nelle terapie non intensive. Nella giornata di ieri, invece, il dato vaccinale è che nella nostra provincia sono state vaccinate 563 persone, mentre nella data odierna erano programmate 450 persone.
Per quanto riguarda invece il quadro comunale, il dato odierno attribuisce al nostro comune 10 casi in più, non abbiamo invece modifiche nel numero dei decessi. Complessivamente, dal nostro quadro epidemiologico comunale rileviamo come nel nostro comune i positivi dall'inizio della pandemia sono 1087, quindi abbiamo superato le 1000 persone positive dal febbraio 2019. Le persone guarite sono 823, i positivi attuali sono 215, un dato sicuramente ancora alto rispetto al nostro territorio. Per quanto riguarda le fasce di età, lo do come un dato conoscitivo per dare un contributo trasparente alla nostra situazione. Gli under 40 positivi attuali sono il 43,7%, da 41 a 57 anni abbiamo il 27,9%, dai 60 ai 79 anni il 21,4%, sopra gli 80 anni il 7%. Rispetto al confronto e al tasso di positività e al tasso di decessi nel confronto territoriale, il nostro comune si trova diciamo, in un dato più basso rispetto ai positivi del dato provinciale, ma leggermente più alto rispetto al dato unionale. Abbiamo invece sui positivi attuali lo stesso dato, sia sul dato di unione sia sul dato provinciale, e abbiamo un numero di decessi sul quadro provinciale più basso e leggermente più alto rispetto al quadro unionale. Sono tante le novità che abbiamo oggi rispetto al DPCM che vi andiamo ad illustrare in modo sintetico. Se poi ci saranno domande ci potrete comunque contattare. Abbiamo anche preparato delle slide sintetiche che abbiamo postato e che trovate insieme ai testi, diciamo, ufficiali approvati comunque sul nostro sito. Continuiamo ad essere zona arancione, lo possiamo già dire, queste sono le informazioni che stanno girando e che ci vengono date dal livello regionale. Questo significa che conosciamo bene ovviamente le dinamiche del colore arancione, quindi continuiamo con le stesse restrizioni che hanno accomunato diciamo, le nostre ultime settimane. Quindi dal 16 di gennaio al 15 di febbraio, quindi per un mese, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai nostri territori, se non per motivi comprovati da esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Quindi è vietato ogni spostamento anche in entrata e in uscita tra regioni diverse, salvi appunto questi tipi di spostamenti. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari per assicurare lo svolgimento della didattica, fa ovviamente chiaramente riferimento ai percorsi universitari o formativi che si possono svolgere anche fuori regione. Nei limiti ovviamente in cui la stessa attività di didattica in presenza è consentita. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, come sempre è stato ovviamente in tutto il corso della pandemia. Per quanto riguarda invece i limiti e i vincoli comunali, è vietato ogni spostamento con i mezzi di trasporto pubblici o mezzi privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo le stesse eccezioni, quindi esigenze lavorative, di studio, di salute, di necessità, o per poter usufruire di servizi o svolgere attività che non sono disponibili all'interno del proprio comune. È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, altra,
all'interno del territorio comunale una sola volta al giorno in un arco temporale che sta sempre tra le 5 e le 22, in quanto rimane comunque il coprifuoco, uso questo termine per semplificare il concetto in tutto il paese, quindi dalle 5 alle 22 non è possibile nessun tipo di spostamento. E nei limiti, scusate, dalle 5 alle 22 ci possiamo spostare verso un'altra abitazione privata, non ovviamente dopo le 22, nei limiti sempre delle due persone massimo, oltre a quelle già conviventi, e si esclude da questo calcolo i minori di anni 14 e le persone diversamente abili o non autosufficienti. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, che non è il nostro caso, ma lo ricordo perché può essere utile per persone che ci stanno ascoltando, per una distanza non superiore a 30 km dai confini di quell'amministrazione, di quel comune, senza però poter raggiungere i comuni capoluogo di provincia. Quindi per quanto riguarda gli spostamenti, permangono le stesse prescrizioni che abbiamo seguito negli ultimi giorni. Resta obbligatorio ovviamente l'uso delle mascherine al chiuso e all'aperto quando non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale. Ci sono alcune novità per quanto riguarda la ristorazione. Resta sospesa tutte le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub a titolo esemplificativo, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense, del catering continuativo su base contrattuale, quindi dove ci siano dei contratti vigenti. A condizione ovviamente che vengano rispettati tutti i protocolli per la sicurezza. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, sempre, e fino alle 22 solo per l'attività di ristorazione, è consentito l'asporto. Permane il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar, l'asporto invece è consentito esclusivamente fino alle ore 18. Quindi l'asporto è consentito fino alle ore 22 per quanto riguarda i ristoranti, fino alle ore 18 per quanto riguarda invece i pubblici esercizi, quindi i bar. Rimangono sospese ovviamente tutti i servizi culturali, quindi restano chiusi i cinema, i teatri, e le sale da concerto, le biblioteche possono comunque svolgere attività su prenotazione, quindi prenotazione per le biblioteche, per i nostri archivi, sempre ovviamente nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza. Restano chiuse le palestre, le piscine, restano chiusi, ahimè, anche gli impianti sciistici fino al 15 di febbraio, lo dico per tutti coloro che amano questo tipo di attività. Continuano ad essere vietati gli eventi pubblici, i congressi. Le iniziative pubbliche sono vietati i ricevimenti, i banchetti, le feste nei locali pubblici, ma anche nei luoghi privati. Quindi norme in realtà che conosciamo molto bene e che dobbiamo continuare a tenere ben presente rispetto a un periodo comunque dove la nostra regione è di colore arancione e nessuno di noi auspica che possa cambiare colore perché la zona rossa comporta restrizioni ulteriori, ovviamente, che non andiamo neanche a raccontare, perché in questo momento non è ovviamente una colorazione, che ci riguarda. C'è una novità importante invece che riguarda le scuole, in particolare le scuole superiori. Sapete che il 7 di gennaio siamo tornati a scuola, nelle scuole primarie, nelle scuole ovviamente del segmento prescolare, nelle scuole materne, ma anche nelle scuole medie, quindi secondarie di primo grado. Da lunedì, quindi dal 18 di gennaio, torneranno in presenza anche le scuole superiori. Devo dire che è una scelta
che ha fatto il governo assolutamente importante, che era anche auspicata ed è stata chiesta anche in modo evidente con tutte le manifestazioni, alcune già eseguite, alcune programmate, promosse da studenti, da genitori, da docenti, quindi una grande attesa di questa riapertura. Quindi un rientro a scuola da lunedì 18 al 50%. L'invito che faccio è quello ai genitori e agli studenti delle scuole superiori di andare a vedere sui siti di tutte le scuole. A Reggio Emilia abbiamo 21 istituti superiori, 3 sono gli istituti superiori presenti a Correggio. Sui siti delle scuole ci sono le scelte organizzative che invece dipendono dall'autonomia scolastica, su come viene applicato il 50% dell'attività didattica in presenza. Ci sono alcune novità che riguardano le scuole e che ci tengo a sottolineare, nel senso che nella nostra regione è possibile sviluppare e farsi somministrare tamponi gratuiti direttamente in farmacia per tutto il personale scolastico. Studenti, familiari e nonni anche non conviventi. Questa è un'attività di somministrazione che abbiamo già iniziato ad ottobre. Lo dico perché è un elemento positivo. La nostra regione è stata la prima in Italia ad avviare una campagna massiccia a favore della sicurezza della scuola, quindi da ottobre i test sierologici e oggi i tamponi rapidi sarà possibile che vengano utilizzati e somministrati anche nelle farmacie, rivolti a tutto il personale scolastico, lo ripeto, agli studenti, ai familiari e anche ai nonni non conviventi. Potranno essere fatti ogni 15 giorni in modo gratuito per continuare ad avere quelle attività di monitoraggio per individuare anche i casi asintomatici che comportano poi misure preventive per contenere il contagio. È evidente, faccio questa riflessione, che siamo una regione che sta continuando ad attivare tutte le forme possibili di prevenzione. È evidente che più tamponi facciamo, che siano test sierologici, tamponi rapidi, tamponi nasofaringei, più tamponi facciamo, più casi positivi troviamo. È una scelta che abbiamo fatto, che va nell'ottica di tutelare al meglio la salute dei nostri cittadini, che ovviamente fa a volte sobbalzare sulla sedia quando si vede il dato del contagio nella nostra regione, ma è una scelta che è stata fatta perché garantisce maggiormente l'individuazione di persone anche asintomatiche, quindi di isolare focolai, soprattutto domestici, a tutela della salute, ovviamente, che invece è un beneficio collettivo. E la nostra regione si è fatta portavoce inoltre presso il governo, che è una cosa che condivido molto, che io stessa avevo auspicato nei miei interventi fatti in settimana. Verranno fatte le richieste di poter vaccinare tutto il personale scolastico, l'avevo anticipato prima e lo ridico, nella seconda fase vaccinale, perché potrebbe essere un ulteriore elemento in più sulla sicurezza della ripartenza, che speriamo possa dare speranza nel futuro ai nostri ragazzi, ma anche una stabilità nella ripartenza, che ovviamente è quello che tutti noi auspichiamo. Quindi da lunedì ragazzi, torneremo sui banchi di scuola. Ho incontrato questa settimana degli gli studenti che hanno scelto di manifestare in modo assolutamente corretto e pacifico davanti al nostro municipio. Ho avuto un bel confronto con loro, li ringrazio per il modo anche garbato che hanno scelto per protestare. La protesta è un diritto e quindi credo che sia giusto che loro imparino anche a far sentire la loro voce nei modi corretti, autorizzati correttamente. Loro stessi auspicavano un rientro in presenza, perché gli manca il rapporto con i loro coetanei, col gruppo classe, ma anche la relazione con i docenti. Quindi spero questa sia una risposta per loro positiva, visto che loro stessi erano venuti a manifestare semplicemente per chiedere un rientro a scuola,
perché temono che la DAD possa penalizzare i loro percorsi di apprendimento e quindi anche penalizzare ovviamente l'investimento che loro stessi stanno facendo con l'aiuto delle loro famiglie sul loro futuro. Chiudo con una informazione più spicciola ma altrettanto preziosa. Abbiamo deciso di bandire un secondo avviso per i buoni alimentari. Abbiamo iniziato giovedì 14, sarà possibile fare domanda fino a lunedì 25 per consegnare ovviamente la domanda che ricordo deve essere completa in ogni sua parte per poter essere istruita. Tutte le domande che arrivano in modo compilato non corretto non possono essere istruite dagli uffici e quindi rischiano, anche qualora la situazione che la persona rappresentasse comunque il diritto di avere dei buoni, per la non completezza dei dati rischiano di essere esclusi a priori. Quindi è importante che le domande che trovate, che dovete scaricare sul sito del comune www.comune.corregge.re.it, venga compilata correttamente. L'invio deve essere fatto presso la mail del nostro protocollo, protocollo@comune.corregge.re.it, che è la forma che noi privilegiamo per evitare di farvi uscire di casa apposta. Quando non ci sia questa possibilità, può essere consegnata, già compilata la domanda presso l'URP, sempre con la stessa scadenza di lunedì 25. Questa è un'informazione che torneremo a dare perché sicuramente faremo in tempo a rivederci anche in una prossima diretta. Vi ricordo che i buoni spesa alimentari sono buoni cartacei dotati di un timbro anticontraffazione che può essere utilizzato solo per i generi alimentari o di prima necessità, da utilizzare negli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto e che potete trovare sempre sul sito della nostra amministrazione. Vi ricordo anche che per ogni nucleo familiare può fare domanda solamente una persona, perché la domanda, la cui titolarità è fatta a nome di un singolo, vale per tutto il nucleo familiare. Quindi la domanda che dovete compilare deve rappresentare la situazione complessiva del nucleo familiare anche dal punto di vista economico. Se avete bisogno di assistenza, vi invitiamo a contattarci. Siamo disponibili a seguirvi passo a passo nella compilazione per fare in modo che la domanda venga compilata correttamente. Ci sono numeri per l'assistenza telefonica, nella compilazione delle domande, che vi ricordo, il prefisso è 0522. I numeri sono 630792 oppure 630725 oppure 630801. Quindi è un secondo avviso che ci permetterà di erogare altre risorse importanti che speriamo di erogare nel tempo più veloce possibile. Dalla scadenza sicuramente ci prenderemo almeno una settimana per istruire le domande, dipenderà anche dal numero di domande che arriveranno e la settimana successiva, dopo l'istruttorio, ovviamente andremo a distribuire anche questi buoni che vanno da un minimo di 150 a un massimo di 400 euro per nucleo familiare. Credo di avervi aggiornato su tutto, è stata una giornata di cambiamenti, questa notizia delle scuole è una notizia di oggi pomeriggio, quindi sono tante le novità da raccontarvi, spero di essere stata utile nel darvi informazioni per come ci dovremo comportare nell'applicazione corretta del DPCM la prossima settimana. Per qualsiasi domanda, tramite il nostro canale di WhatsApp, tramite le mail, siamo ovviamente a vostra disposizione, usando ovviamente anche i nostri social per rispondere ovviamente ai vostri dubbi e ai vostri quesiti. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata e un buon weekend.